È importante non solo dare se l'assicurazione alla donna per quanto riguarda la vaccinazione, ma per quanto riguarda tutta la modalità e la procedura del parto. In occasione della giornata internazionale per le cure dei pazienti, dedicata quest'anno alla sicurezza nei punti nascita, all'ospedale San Giovanni di Dio di Frattamaggiore si è svolto il primo Open Day vaccinale dedicato alle donne in attesa o in allattamento. C'è tanta disinformazione, tutte le donne in gravidanza, in qualsiasi periodo, anche nelle prime settimane, possono effettuare il vaccino. Non bisogna rimandare un eventuale desiderio di prole. Se in programmazione, si può fare in allattamento in tutte le fasi, quindi non bisogna né sospenderlo né rimandarlo e non c'è bisogno neanche di un test di gravidanza per poter accedere a questa vaccinazione. Circa un'ottantina le donne che si sono recate dalle 9.30 alle 16.30 presso il polo ospedaliero e cui è stato somministrato il vaccino Pfizer. Oltre a queste anche qualche papà. Le donne sono venute, alcune con qualche perplessità, altre con maggiore convinzione. Sicuramente sono venute desiderose di affrontare un nuovo percorso, perché la gravidanza vissuta in questo periodo di Covid è stata una gravidanza vissuta con estrema paura. Quindi vaccinare le donne in gravidanza vuol dire dare una maggiore rassicurazione per tutto il percorso della gravidanza e anche per l'allattamento. Inoltre nel nostro ospedale, anche oggi come accompagnamento all'informazione per il vaccino, stiamo dando anche delle rassicurazioni per quanto riguarda la modalità del parto. Stiamo cercando di promuovere la partoanalgesia fondamentale, nonché modalità di umanizzazione del parto, cioè creare attorno alla donna un ambiente che renda tutto il percorso della nascita e dell'allattamento un percorso più umano e un percorso più fisiologico. Soddisfazione per l'iniziativa è stata espressa anche dal direttore generale dell'AS Napoli 2 Nord, Antonio D'Amore. Bella iniziativa, complimenti alle giovani mamme, auguri alle giovani mamme e la ripeteremo senz'altro anche sugli altri ospedali cercando di dare delle procedure e dei percorsi facilitati per permettere appunto a tutte le mamme di rivolgersi in tranquillità ai nostri centri. Vaccino appena fatto, innanzitutto come si sente? Tranquilla, sicuramente tranquilla, altrimenti non sarei stata qui a fare il vaccino. Mese? Settimo mese. Perché ha deciso di farlo adesso? Perché è un atto di responsabilità ed è giusto farlo in questo momento.